la base dei consumi sta cambiando, in che modo? Ci stiamo digitalizzando, quindi 3.1 miliardi di internet user nel 2016, con un 70% di penetrazione degli smart device nei paesi evoluti e un 2.1 miliardi di utilizzatori di quelli che sono i canali social. Voi pensate come può variare l'evoluzione dei consumatori? Entro il 2025 il 47% dei consumi saranno effettuati da due generazioni, in particolar modo i millennials e la generazione Z. Aumenteranno quelli che sono i bisogni dei single e delle famiglie mononucleari e i consumatori non consumano ormai più cibo, consumeranno un'esperienza. Retail e processi, pensate che il 63% retail a livello globale stanno aumentando a livello di servizi online. Il consumo agroalimentare in Italia 230 miliardi di euro, il valore dell'export è 29 miliardi. Alibaba cos'è? Alibaba è un mondo gigantesco, un mondo che fa 485 miliardi di dollari nel 2016. Noi vendiamo un'esperienza, l'esperienza italiana. Ma i vecchietti come me, dove li metterete? Li aiuteremo a comprare. Stefano Scarsciotti, che cos'è questo e Marco Polo? Buongiorno a tutti. Andiamo con una E davanti, assolutamente sì, perché ormai il mondo si è digitalizzato, i consumi, gli acquisti dei consumatori anzi avvengono ormai in particolar modo in Cina, soprattutto attraverso quello che è l'e-commerce, e noi abbiamo portato il meglio dell'agroalimentare italiano direttamente online, fruibile e acquistabile direttamente dai consumatori finali cinesi. E Marco Polo? E Marco Polo nasce da un memorandum of understanding siglato nel 2014 dal governo italiano e da Jack Ma direttamente. Sulla base di questo è stato studiato un progetto che ha portato alla fine del 2016 alla messa online di quella che è l'e-shop italiano dell'agroalimentare, quindi parliamo di food, wine and beverage. Noi attraverso questo e-shop, presente su che cosa? Su uno dei canali di Alibaba, quindi sul canale Tmall. Tmall è la piattaforma di Alibaba dedicata al business to consumer e in particolar modo su Tmall HK. Tmall HK, detto anche Tmall Global, è il canale di Alibaba cross border. Che cosa significa cross border? Cross border vuol dire che Alibaba ha ideato un sistema per agevolare quella che è l'importazione e la conseguente vendita di un prodotto alimentare extra Cina direttamente in Cina. Quindi in assenza con alcune agevolazioni sia a livello fiscale che a livello documentale per quanto concerne l'import nel territorio cinese. E Marco Polo che cosa fa? E Marco Polo offre una possibilità al produttore italiano di poter rivendere il proprio prodotto direttamente al consumatore finale cinese attraverso il nostro e-shop, l'e-shop di EMP, Marco Polo, e offre d'altro canto anche la possibilità al consumatore finale cinese di poter sperimentare il prodotto italiano, il prodotto che insiste all'interno dell'agroalimentare italiano, di poter sperimentare e di poter ritrovare anche quel prodotto che invece ha già sperimentato durante un suo viaggio. Attraverso questo canale garantisce tutta quella che è la filiera, quindi dal produttore direttamente al consumatore finale, e la stessa Marco Polo poi si fa garante di questo, quindi noi diamo la possibilità proprio al produttore di rivendere direttamente al consumatore finale cinese. Abbiamo un grandissimo mondo da scoprire, con dei numeri immensi offriamo una grande possibilità. Ibis Alimentari è la società del gruppo Cremonini che ha partecipato al Tutto Food, all'interno della quale noi abbiamo presentato anche quella che è la piattaforma creata dal dottor Augusto Cremonini, che è Inalca Food and Beverage. Grazie a Inalca Food and Beverage, che richiude in sé tutto quello che è il know-how di più di 50 anni di esperienza di Cremonini, in Italia, in particolar modo nel mondo, nei settori della produzione, della distribuzione e della ristorazione, grazie a questo know-how oggi esiste e Marco Polo. C'è il nostro sito internet italiano che vi presenta quello che è Marco Polo, e dopodiché c'è il sito sulla stessa Alibaba con il suo indirizzo. Digitando questo indirizzo si entra direttamente su quella che è la vetrina di Marco Polo, all'interno della quale però noi non possiamo comprare perché siamo italiani, possono comprare soltanto i consumatori finali cinesi. Dobbiamo imparare il cinese prima. Grazie. Sì.
Grazie a voi, arrivederci.